provare a registrarne uno. Comunque, come avrete intuito dalle clip iniziali, sì, mi sono svegliata da circa qualche ora, motivo per il quale ho ancora questo aspetto un po' indecente, con questo sfondo super fataloso che vedete alle mie spalle, che magari nei prossimi giorni vi mostrerò, perché sì, ho deciso che sarà, spero, un weekly reading vlog, quindi che inizierà oggi sabato 15 settembre e terminerà sabato prossimo, che non mi ricordo che giorno è, ma sicuramente voi lo saprete già dal titolo qui sotto. Quindi cominciamo subito con gli aggiornamenti. Cosa sto leggendo? Sto leggendo Three Dark Crowns di Kendall Blake, tradotto in italiano con La battaglia delle tre corone. E ragazzi, non mi sta piacendo tanto quanto speravo, ma le motivazioni sono tre. La prima è che non era il libro che io mi aspettavo di leggere, nel senso che, non so se anche a voi capita, ma ogni tanto io mi faccio tipo i film su come dovrebbero essere i libri, poi non sono così e ci rimango male. Due, perché non è Nevernight, perché ho appena letto Nevernight di J. Christoph e ragazzi, cosa non è quel libro? Cioè, quel libro è la perfezione, quindi non so se capite anche a voi, ma quando io poi leggo un libro molto bello, ci metto sempre un po' a trovare qualcosa che regga il confronto, e quindi il primo libro che leggi inevitabilmente dopo un preferito non sarà mai all'altezza, insomma. E la terza motivazione è che in questo periodo non so perché ho voglia di leggere qualcosa di Victoria Schwab, ma non posso farlo perché tutto quello che vorrei leggere di suo, sia in italiano che in spagnolo, esce tra ottobre e novembre, e quindi bello, bello, va bene così. Comunque non vi preoccupate, perché non resterò così sfatta tutto il giorno, perché adesso ho intenzione di andarmi a lavare, vestire e truccare, e poi devo girare due video che sono quelli che per me caricherò settimana prossima, per voi quelli che avete visto settimana scorsa, ovvero la TBR autunnale e Aesthetically Pleasing Book Tag, in cui mi ha taggata Mirko, ovvero il mio bellamy personale, tipo a maggio, siamo a settembre, io non ho ancora risposto, brava Ludo, brava Ludo! Sicuramente in tenute molto più decenti rispetto a prima, e siccome avrete notato, ho appena girato un video che voi in realtà avete già visto, perché questo vlog uscirà dopo, e sì, si tratta della TBR autunnale. Io spero di riuscire a portarla a termine, ma tanto lo sappiamo tutti come andrà. Comunque, adesso penso che farò una pausa perché sto morendo di fame, e soprattutto perché a breve esce, per voi è già uscito come al solito, però per me ancora no, esce il video del giveaway autografato di Rebel, Il deserto in fiamme, e sono molto ansiosa ma al tempo stesso excited, perché non vedo l'ora di vedere le vostre reazioni. Mi ricordo che l'anno scorso, quando abbiamo fatto con Sara il giveaway di The Savage Song autografato, vi era piaciuta tantissimo come idea, quindi spero che anche questa volta vada bene. L'ansia da video è sempre qualcosa, è un po' uno struggle, però poi ne vale sempre la pena, quindi non vedo l'ora. Manca pochissimo, manca tipo mezz'ora. Alla fine ho deciso di andarci sul leggero, perché mi sono fatta queste gallette con il prosciutto crudo e quello è stracchino, perché dovete capire che Mirko ormai mi ha convertita da quando è venuto a trovarmi a Roma. A fine agosto con Sara, basta, io mangio solo gallette, e in realtà io volevo farmele con la Nutella, poi la strega che sta pulendo la pentola ha deciso che dovevo farmele così. E fai la seria, per favore. Ok Dreamers, altro aggiornamento. Come potete notare anche dal mio cambio d'abito, perché sì, noi youtubers slash booktubers siamo falsi, vi inganniamo che giriamo i video in giorni diversi, ma in realtà è sempre lo stesso giorno. Infatti ho appena finito di girare il secondo video, quindi quali sono i piani per questo ormai pomeriggio inoltrato? Assolutamente postare una foto con Lewin Hamilton sul mio profilo di Instagram, perché devo farvi sapere anche tramite post che il giveaway è partito. Vi ricordo che potete partecipare fino al 15 di ottobre, e poi io e Camilla faremo l'estrazione e non vedo l'ora. E poi non so se mi metto subito a leggere oppure se recupero qualche video su YouTube, perché in queste ore è uscito qualcosa. Vi devo fare la prima domanda di questo reading vlog, preparatevi perché ce ne saranno tante, io credo, quindi questa è la prima, quindi voi segnatevele così potete rispondere a tutte. La prima domanda di questo reading vlog è: voglio sapere, voi vi sentite più produttivi, più carichi a leggere in quale parte della giornata? Perché io personalmente il pomeriggio e la sera, cioè io il
giorno, ragazzi, non riesco proprio a ragionare. Cioè, non riesco a mettermi lì a leggere. Ma forse perché ho ancora la concezione del durante il giorno devi fare un sacco di altre cose. Perché, insomma, se ci pensate, durante il giorno, durante l'anno scolastico, accademico, uno o va a scuola o va all'università, al lavoro, e quindi la testa è occupata da altre cose, oppure durante la sessione si studia, forse è per quello. Però io sono una persona molto più notturna che diurna, però fatemi sapere voi perché sono un sacco curiosa. No, vabbè, Dreamers, devo farvi questo aggiornamento perché prima vi avevo detto che dovevo mettere la foto con Alwin Hamilton su Instagram, che sicuramente voi avrete già visto. È successo il panico nel giro di 5 secondi. Allora, il tutto è iniziato con lei che ha messo mi piace e ha commentato scrivendo "Thank you guys, it was so lovely to meet you all", una cosa del genere. Insomma, vi lascerò tutti gli screen di tutto quello che sto dicendo qui in sovraimpressione. Poi, vabbè, a parte che si è messa a mi piacciare anche un'altra foto dove eravamo noi quattro, cioè io, Mirko, Camilla e Andrea, così a caso. Però quella era una bella foto, quindi brava Alwin. Ma poi a un certo punto, così dal nulla, ha menzionato me e Camilla condividendo la cosa del giveaway. Quindi tipo io ero lì a scorrere la bacheca di Instagram, a caso mi arriva questa notifica: Alwin Hamilton ti ha menzionato nella sua storia. Alwin Hamilton ti ha menzionato. Cioè, tipo, io ero sono sconvolta. Ragazzi, io sono sotto shock. Sono sotto shock perché, tipo, è la dolcezza questa donna. Non me l'aspettavo, cioè, nel senso che si è ricordata. Perché io mi ricordo di averglielo detto, perché quando sono andata lì con 47 libri le faccio: guarda, questi sono i miei e questo è per un giveaway. E lei ha detto: ah no, sì, che bello, che bella idea. Quindi, cioè, il fatto che dopo, tipo, più di 2 mesi lei abbia fatto questa cosa, e io, cioè, no, cioè, sono troppo contenta. Perché, vabbè, a parte perché ci ha dato questi 5 minuti di notorietà, perché, cioè, adesso noi siamo nelle sue storie per le prossime 24 ore. Quindi, cioè, se avremo le views sarà grazie ad Alwin Hamilton. Ho deciso di fare questo test perché a Londra, parlando con Ludovica di Ludo Dream, la mia Clark, che io saluto tantissimo, ciao Ludo, mi manchi, secondo giorno di reading vlog. Io sono in macchina con il tipo tozzo aka mio padre. Saluta papi. Ciao. È un vlog, papi. Un vlog. Anzi, un reading vlog per essere precisi. Allora, oggi è domenica, nonostante siano circa le 9.35, io sono già tutta bella operativa perché sto andando in centro per vedermi con Ari e Chiara. Quindi dopo ve le farò vedere assolutamente. Andremo a fare un po' di giretti per librerie e andiamo da Montaditos, quindi capitolo 55 is coming. Allora, per quanto invece riguarda i miei aggiornamenti di lettura, come avete visto, ieri sera mi sono messa a leggere e sono arrivata circa all'80% di Three Dark Crowns, la battaglia delle tre corone, e per me è ancora un grandissimo no, per cui dopo, quando lo finisco, vi fornirò le mie impressioni a caldo e generali. Però non credo che gli darò più di 2 stelline, perché non se le merita assolutamente. L'effetto di Peter Kavinsky. Sempre. Si chiama effetto Peter Kavinsky. Che è successo, Ari? Prima ho infartato con il vinile di Chiamami col tuo nome e poi con quello di The Greatest Showman. Io prima o poi divento povera. Più prima che poi. Io già lo so che tu farai una brutta fine. Non sono pronta per le scomodine. È bellissimo, bello. Adesso Arianna ci leggerà Harry Potter e The Cursed Child in spagnolo, prego. Io ho paura, perché non so leggere, premetto. Non vi offendete se conoscete la lingua perché non la conosco. Allora, non lo so, es que Hogwarts no es el
un sito muy agradable. Sí. Sino en Callas, en el... En Cajas, forse. Tutto... Può essere. Sembra tutta una frase interrogativa. Sino en Cajas, sì, perché c'è la J. Ma perché non leggiamo cose in spagnolo, scopri cose e tesori vari. Allora ragazzi, qui stiamo trovando cose molto interessanti. Intanto c'è mio marito, e cioè nel senso io e Mirko versione Poracci, cioè guardate quanto siamo belli. Poi abbiamo trovato kebab in copertina flessibile, non l'avevo mai visto. Sara, Chantal, adoro. Poi qui c'è di nuovo mio marito. E poi quello che io adesso vorrei leggere, ma non posso leggere perché sto aspettando che esca in spagnolo. Bene così. È bello, bello. Che buono. Smells good. So good. Ah, comunque io voglio solo dire che questo secondo libro inizia con il primo libro che dice La promessa rossa. Non promette bene, cosa? Bellissimo questa edizione. Bellissimo. Che lo dice? Che non ti avremo mai. Ma tu sei Isma, smettila. Infatti, non puoi non essere sempre. No ragazzi, è successa una cosa sconvolgente e a tratti allucinante. Arriviamo davanti a Montaditos chiuso perché c'è un problema alla cucina. Ma che problema avete alla cucina? Cioè, tipo, what? Cioè, Ari, come ti senti del fatto che non possiamo mangiare il capitolo 55? L'Isma che è in me sta uscendo fuori in questo momento. Beh, ragazzi, cioè, io sono sconvolta. Cioè, io volevo farvi vedere la mia reazione quando mi mangio il capitolo 55 e non posso farlo. Cioè, sono sotto shock. Ma cosa sta succedendo oggi? Vabbè, I can't. E alla fine siamo finite da McDonald's perché, cioè... senza parole, poi come ci hanno trattato malissimo anche da McDonald's e vabbè. E lì c'è una statua tipo, non so, di Afrodite, va bene, questi crossover con Apollo ci piacciono. Quel momento in cui trovi un pop che si chiama Rasputin, ma non sei tu. Ragazzi, è successa una cosa che non doveva succedere, ovvero che abbiamo trovato uno stand della Legami a Via del Corso, quindi adesso noi entreremo e spenderemo tutta la nostra eredità. Un cookies bellissimo al cioccolato. Ari, tu cosa hai preso? Latte macchiato. E tu chi è? Caffè americano. Giustamente, giustamente, perché abbiamo bisogno di ricaricare le nostre energie. Per fa che non lo so, però ok. Ok Dreamers, io sono tornata a casa e perdonate il mio essere super sfatta, ma come avete visto siamo state in giro tutto il giorno insieme ad Ari e Chiara. È stata una giornata meravigliosa, anche se adesso sono morta, sono stanchissima, quindi penso che mi andrò a buttare in doccia e domani vi faccio vedere gli acquisti, perché insomma adesso qui c'è una luce un po' indecente, quindi non renderebbe. Poi i piani per la serata sono cenare in maniera molto umile perché ho mangiato troppo al McDonald's, e poi penso che mi recupererò i video che sono usciti oggi su YouTube dei miei amichetti bellissimi. Devo finire assolutamente Three Dark Crowns perché domani voglio leggere altro e perché non mi sta piacendo minimamente, come vi dicevo anche stamattina. (Musica)
appropriato iniziare la parte del reading vlog così. Qualche giorno fa, oggi vi andrò a spiegare il mio muro, cioè che in realtà è una parte dell'armadio, ma facciamo finta che sia un muro. Allora, ovviamente qui in primo piano possiamo notare la magnificenza del poster della copertina di Cidro Blood and Bone di Tommy Adeyemi. Avvicinandoci qui troviamo appunto la scritta che vi ho fatto vedere prima e altre foto che ho stampato con la La Lab. Poi ovviamente qui abbiamo la mia Amelia Shepherd, perché sì, lo sapete, è il mio personaggio preferito di Grace, e questa è una frase che dice: nell'undicesima stagione in cui mi rispecchio tanto e in cui credo, quindi dovevo assolutamente averla appesa. Poi ovviamente qui abbiamo Anastasia e Dimitri, perché lo sapete, Anastasia è il mio cartone preferito, quindi sì. Poi proseguendo abbiamo invece Ivy e Zack di Mako Mermaids. Fun fact, questo è stato il mio sfondo del telefono per un sacco di tempo. Ho appeso loro perché sono la mia coppia preferita di Mako Mermaids. Per me loro sono Fire and Reason, quindi assolutamente dovevo. E per stare in tema Fire and Reason retelling della Bella Bestia, abbiamo una foto di Belle appesa, perché secondo me è molto carina, è molto Tumblr. Proseguendo qui sopra abbiamo un disegno che mi ha fatto Sara, ormai credo 2 anni fa, che sarebbe Musa. Adesso non so in quale trasformazione, perché io, per me dopo il Believix non c'è più niente, quindi non so, però è bellissima. Un tempo aveva molti più brillantini, però è bellissima lo stesso. E poi altre 2 foto che ho stampato dalla La Lab di Stella e Musa, queste le ho trovate su Instagram, su una pagina che fa tutte queste fan art delle Winx, e infatti anche Musa è stata per un po' il mio sfondo del telefono, ovviamente. E qui abbiamo un altro poster di Cidro Blood and Bone autografato anche da Tommy Adeyemi. Poi qui sopra abbiamo un altro disegno che mi ha fatto Sara, sono Aisha e Bloom, e sì, io le shippo, ragazzi, sia nel cartone, ma più che altro perché nella mia fanfiction sulle Winx loro stanno insieme, e quindi lei mi ha realizzato questo disegno per Natale e io la amo tanto perché è molto night court con le stelle, e poi ci sono loro 2 Enchantix, quindi grazie Sara, ti amo. E poi qui abbiamo un poster di Kingdom of Ash, perché devo iniziare Throne of Glass e quindi mi serve una motivazione. E lì su c'è una frase in realtà di Becky Chambers, che io insomma non ho mai detto niente di suo, però la frase mi ricordava molto i Bell'Arc, e quindi poi l'idea sarebbe quella di stampare altre foto della Lab e mettere tutte le foto Bell'Arc lì nello spazio vuoto. Buongiorno Dreamers! Oggi è lunedì 17. Io credo, sì, 3° giorno di reading vlog. Comunque, lo scopo di questa parte di reading vlog è mostrarvi i mini acquisti che ho fatto ieri insieme ad Arianna e Chiara. Allora, cominciamo dalla cosa che probabilmente vi interessa di più, ovvero un segnalibro della Legami. Lo sapete, io li amo tutti tantissimo, faccio la collezione, e già che ci sono io lo scarto perché non ho avuto ancora modo di aprirlo. Se siete di Roma, Via del Corso hanno appena aperto lo stand, quindi se fate un giro in centro passateci, perché c'è di tutto. E guardate quanto è carino, cioè è bellissimo, io lo amo troppo. E appunto c'è scritto Make Your Dreams Come True, e c'è questo elefantino, vabbè, amo, cioè tutto quello che riguarda i sogni io lo devo avere. Poi da Lush ho fatto il mio primo acquisto, questa qui è una jelly mask per la faccia, perché mi serviva, cado a pezzi. Ed infine da Bershka ho comprato questa tutina, e adesso non si capirà niente, però la Ludovica dell'editing vi metterà una clip in sovraimpressione di io che me la provo, perché ragazzi, cioè io mi sono innamorata, lo sapete, io amo le tutine così lunghe, poi le righe ormai basta, lo sapete che le porto un sacco, soprattutto perché potrebbe essere un mio futuro ipotetico outfit per lo Yalk dell'anno prossimo. Pausa yogurt, con lo yogurt alla stracciatella della Müller e i cereali della Special K, mi sembra. Ok Dreamers, aggiornamenti, si è fatta sera nel frattempo perché sono circa le 7:20 e io finalmente sono riuscita a finire la battaglia delle 3 corone di Kendar Blake, e come vi anticipavo nelle clip precedenti, no, non mi è piaciuto minimamente, gli ho dato 2 stelline e non se ne merita di più, anzi secondo me sono anche troppe, perché è uno di quei libri in cui
non accade nulla, è tutto un grande prologo privo di colpi di scena e soprattutto è quel romanzo fantasy che l'autrice o l'autore di turno ti presenta come se tu già conoscessi l'universo fittizio e i personaggi, che ovviamente sono 47.000 e tu dici ma chi sei, ma qual è il tuo scopo nella trama, e vabbè, e non è così, cioè tu non conosci quel mondo e quei personaggi, quindi un minimo di caratterizzazione in più no. Ma soprattutto ho dato 2 stelline a questo romanzo perché io non mi sento minimamente di supportare un'autrice che parla di tradimento, maschilismo e sessismo e malattie mentali con una leggerezza disarmante, e non entro più nel dettaglio perché altrimenti sarebbe spoiler, però se l'avete letto sapete a cosa mi sto riferendo. Questo è sicuramente uno dei libri più brutti che io abbia mai letto nel 2018 e nella mia vita. Da parte di Andrea di Lego Scatto Viaggio, perché si stava vendendo dei libri e quindi io ero interessata e me lo sono accaparrata, per cui questo reading vlog si sta per trasformare anche in un unboxing, perché lo apriremo adesso insieme. No Andre, non hai capito, io non, cioè tipo scusami, io non ho fatto i Lego. Vabbè, lo toglieremo da sopra perché non mi va di alzarmi e prendere le forbici, però forse dovrò farlo. Forse adesso ce la possiamo fare. Ok, tan tan tan. È molto più rilassante fare gli unboxing quando non stai con l'ansia dei 15 secondi delle storie di Instagram. Comunque, il libro in questione è The Hate U Give di Angie Thomas. Tan tan tan. Perché voglio assolutamente leggerlo, perché mi sembra che ad ottobre uscirà il film, se non erro. E ovviamente è tenuto benissimo, perché Andrea i libri, cioè tipo lo sapete come li tiene, quindi non vedo l'ora di leggerlo. E sì, oh che carino, ci ha messo anche il post-it. Grazie Andrea darling, anche io ti voglio tanto bene. Grazie, questo me lo terrò. Buongiorno Dreamers, oggi credo sia il 5° giorno di reading vlog, non lo so. Comunque è 19 settembre, io sono andata a rifare le unghie perché, cioè, come si può notare, ne ho abbastanza bisogno. Sta iniziando a piovigginare, io spero di non perdere l'autobus e dopo vi faccio gli aggiornamenti, perché come avete visto ieri ho iniziato Witchborn. Devo raccontarvi un sogno che ho fatto stanotte perché fa troppo ridere. Ok Dreamers, io sono tornata dalle sedista e queste qui sono le mie nuove unghiette. Il colore si chiama Flamingo e infatti è un incrocio tra un fucsia e un rosso. Mi piacciono da impazzire, spero piacciono anche a voi. E approfitto di questa parte di reading vlog per aggiornarvi sulle mie letture. Come vi dicevo prima, ieri ho iniziato Witchborn di Nicholas Bowling e sono arrivata effettivamente al 30-35%, perché sono arrivata a pagina 106, se non erro, sì. Mi sta piacendo moltissimo perché è un fantasy storico ambientato nel periodo della guerra civile tra Mary Stuart e Elisabetta I. Se avete visto Rain sicuramente sapete di cosa sto parlando, sicuramente l'avete studiato a scuola. Amo quel periodo storico e effettivamente ci sono anche loro come personaggi, non me lo aspettavo. A un certo punto è comparsa Mary e ero lì tipo oh mia, i feelings. La trama è molto avvincente e poi mi piace molto come è raccontato, perché noi seguiamo il punto di vista sia di Alice, la nostra protagonista, che è una strega, ma anche di Hopkins, che è un cacciatore di streghe. Secondo me la questione delle streghe poi sarà importante, quindi non vedrò di andare avanti. Dopo aver pranzato, aver fatto il riposino pomeridiano, perché lo sapete che io sono vecchia inside, quindi ho bisogno di dormire più del necessario, è giunto il momento di raccontarvi il famoso sogno troppo divertente e assurdo che ho fatto stanotte. Infatti ho anche l'outfit adeguato, perché ho su il mio pigiama di serpeverde comprato da Primark l'anno scorso ad Amsterdam. Premessa, se mi seguite tanto o anche poco, sapete che io sono leggermente ossessionata da The Cento e dalla Bell'Arc, dalla coppia di Bellamy e Clark. Vi confesserò questa cosa. Questa è tipo la terza volta che io li so
bisogno nel giro di un mese. Quindi sì, mi rendo conto che forse ho bisogno di un terapista e probabilmente devo essere internata e devono buttare via la chiave perché non sto bene. Me ne rendo conto, soprattutto dopo questo sogno che sto per raccontarvi. Allora, ci troviamo nel mondo reale, non ci sono guerre, non ci sono futuri post-apocalittici, non ci sono navicelle spaziali, siamo nel nostro mondo, ai giorni nostri. E i protagonisti di The 100 sono ancora al liceo. Praticamente devono partecipare a una gara di pattinaggio artistico sul ghiaccio in coppia. Invece a me piatta ride così, raga, vabbè. E la nostra Clark, per ripicca, per vendicarsi di Finn, per farlo ingelosire, che vabbè, che cosa vuoi fare ingelosire? Cioè, Finn è sempre stato un morto de sonno, quindi vabbè. Decide di partecipare a questa gara insieme a Bellamy. Solo che Bellamy è il classico fighetto della scuola, bad boy, che sta con tutte e non sta con nessuna. All'inizio loro non sono amici, cioè lei si inventa questa cosa, però lui le d'accorda perché sì. Quindi loro cominciano ad allenarsi, diventano amici, poi insomma anche qualcosa di più, perché dai, lo sappiamo tutti che Clark e Bellamy si amano, tranne loro due. Quindi insomma, anche in questo mio sogno si capiva palesemente che si piacevano, ma non se lo erano ancora detti. Quindi cosa accade? Arriva il giorno della gara, Bellamy arriva in ritardo e quindi Clark gli fa tutto un pezzo. Eh no, perché tu stavi con una delle tue tante spasimanti tipo Echo e altre persone così? E allora lui le fa: ma scusa, perché sei gelosa? E allora lei risponde: beh, anche se fosse. Quindi poi c'è la gara, quindi come qualsivoglia film di Disney Channel che si rispetti, loro pattinano su una canzone molto bella e quindi c'è molto angst, drama, cose così, e la canzone finisce e loro si stanno tipo per baciare, soltanto che Clark se ne va, pff, drama queen come al solito. Poi passano i giorni, Bellamy si mette a parlare con Murphy che gli fa: beh sì, comunque io vorrei provarci, mi interessa, vorrei uscirci insieme. E allora Murphy gli risponde: beh, provaci, nel senso magari non sarà una delle tue tantissime conquiste, magari è quella giusta. Quindi vabbè, Bellamy vede Clark che sta lì fuori da scuola, ci va a parlare e le fa: e quindi quando? E lei: quando cosa? Quando usciamo insieme? Bellamy non è mai stato così attivo e propositivo neanche nella prima stagione, comunque. Allora lei gli fa tipo: mai? E allora lui gli fa: vabbè dai, che cosa fai stasera? E lei gli risponde: ah, aspettate, sta per arrivare il momento crossover della vostra vita, cioè non pensate che questa cosa potrebbe accadere, ma nel mio sogno è successa. A un certo punto Clark gli risponde: no, beh, stasera vado a casa di Sonia delle Sweet California a guardare un film anche con Alba e Tammy. E allora lui gli fa: beh, posso venire anch'io, posso unirmi? E lei: no. E poi nel frattempo arriva Sonia che sente la situazione e fa: ma sì, Bellamy, ma vieni pure tu. E quindi poi arriva la sera, vanno tutti a casa di Sonia a guardare un film, stanno seduti sul divano, ovviamente che Clark e Bellamy stanno vicini, e quindi poi c'è questa scena molto tenera perché appunto Bellamy tipo si allunga col braccio così vicino a Clark, lei appoggia la testa sulla sua spalla e poi si baciano. E poi mi sono svegliata, però che piccini che sono, io li amo. Quindi la domanda, credo la seconda domanda di questo reading vlog, è: qual è il sogno più assurdo che avete fatto? Perché sono un sacco curiosa di saperlo. Ok Dreamers, questo è il giorno seguente, scusate per questo grande salto temporale, adesso vi spiegherò un pochettino cosa è successo nelle ore in cui non ci siamo visti. Comunque, innanzitutto ho finito Witchborn, mi è piaciuto molto, gli ho dato 3 stelline su 5, so che per molti magari 3 stelline non è tanto, però in alcuni casi per me lo è, insomma dipende sempre dal libro, e ve ne parlerò molto meglio nel wrap up. Solo che appunto gli ho dato 3 stelline perché è uno standalone, quindi sapete che io tendenzialmente preferisco le saghe, e infatti il finale è un po' frettoloso e soprattutto mi sarebbe piaciuto approfondire un po' di più l'aspetto fantasy, la stregoneria, i poteri di Alice, insomma quello un po' troppo abbozzato secondo me. Però in generale, se cercate una lettura molto leggera sulle streghe per Halloween, assolutamente consigliato. Poi cos'altro è accaduto in queste ore in cui non ci siamo visti? Allora, intanto Tini, la mia grandissima Tini Stoessel, ha annunciato che il 12 ottobre uscirà il suo nuovo disco, e io non sono pronta ragazzi, perché ottobre già è il mio mese, perché c'è il mio compleanno, e tutti questi grandi regali che mi stanno facendo le persone che seguo, cioè non vedo l'ora che cominci anche il tour, perché l'anno prossimo mi piacerebbe sentirla live. Poi ieri 19 settembre è stato l'anniversario del pilot di Gossip Girl, e preparatevi perché sì, sono passati 11 anni, mi sono sentita un attimo vecchia, stavo andando a fare testamento nel frattempo. E quindi la domanda che voglio porvi in questo giorno di reading vlog è: ma voi eravate team Blair o team Serena? Io ovviamente team Blair ragazzi, perché cioè lei ci ha insegnato il mantra di vita, come io non sono una fermata lungo la via, io sono il punto di arrivo. Quel momento in cui inizia
inizi a leggere la novella mensile di Shadowhunters e i riferimenti a The 100 sono ovunque, perché, cioè, lo vedete anche voi, The City of Light. Vabbè, basta. Ok, Dreamers, questa parte di Reading Vlog inizia con un altro unboxing. Anche questo è super speciale perché ho acquistato questo libro da una di voi che mi segue, quindi adesso lo aprirò insieme a voi, anche se qui è un pochettino già aperto. Come vedete, ho già tagliato off camera il pacchetto con le forbici, altrimenti non ce l'avrei mai fatta. E adesso direi di andare a tirare fuori il libro. Poi, se ce la facciamo, forse. Ok, tan tan tan. E il libro è Arusha e And the End of Times, il fin del tempo in spagnolo, ed è praticamente un libro che è stato pubblicato dalla casa editrice di Rick Riordan, incentrato sulla mitologia indiana. Quindi sono un sacco curiosa di leggerlo, perché lo sapete, io adoro questo genere di libri, quindi grazie mille Stefania per avermelo venduto. Ok, Dreamers, questa è l'ultima parte del reading vlog. Oggi è sabato 22 settembre, e come potete vedere anche dalla postazione alle mie spalle e dalla luce divina che ci illumina d'immenso, sì, ho appena girato 2 video. Comunque, spero vivamente che questo video vi sia piaciuto e fatemi sapere se volete altri reading vlog, perché potrei organizzarmi. Prima di chiudere, ci tenevo a fare un attimo il wrap up di queste letture settimanali. Allora, come avete visto, sì, ho letto La battaglia delle tre corone di Kendall Blake, non mi è piaciuto minimamente, gli ho dato 2 stelline su 5. Poi ho letto Witchborn di Nicholas Bowling, che mi è piaciuto già di più, infatti gliene ho date 3. E poi ho letto anche la novella di Cassandra Clare, mensile sui fantasmi del mercato delle ombre, e gli ho dato 3 stelline, perché secondo me rispetto alle ultime due era molto più interessante, perché parlava della madre di Jace, che comunque nei libri rimane sempre un po' una figura marginale, noi sappiamo quello che le accade soltanto alla fine, tra virgolette, del suo percorso. Quindi è stato interessante vedere come questo personaggio arriva lì, arriva a fare queste scelte. Comunque, prima di chiudere, volevo lasciarvi con questa perla di saggezza, ovvero che ho finalmente capito chi mi ricorda Jem. Ho capito che Jem è inutile nella trama, nella vita, nel tutto, tanto quanto Dan Humphrey The Gossip Girl. Cioè, raga, sono uguali. In queste novelle lui fa tipo Dan nelle prime puntate di Gossip Girl, che spunta così a caso nelle scene, tu dici: ma chi sei, ma che vuoi, ma chi t'ha cercato? Quindi niente, Dreamers, le solite cose che dico alla fine di tutti i video, ovvero mettete un pollice su se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti, condividete questo video con tutti i vostri amici, nemici, parenti, cani, gatti e topi, e ovviamente seguitemi su tutti i social network che sono linkati giù nell'info box se già non lo fate, perché seguirmi sui social è una cosa molto 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 importante. Quindi nulla, Dreamers, io vi abbraccio fortissimo e noi ci vediamo al prossimo video.